Buongiorno a tutti dal Centro Federale di Ostia, siamo al ritiro della Nazionale Italiana Olimpica e Paralimpica e in compagnia di Efrem Morelli, capitano della Nazionale di Nuoto Paralimpica. Buongiorno a tutti. Allora, come procede il lavoro che state seguendo in questi giorni di rifinitura per gli europei che vi separano un paio di settimane da qui a Dublino? Ah, siamo arrivati da 3 giorni e l'obiettivo di questo collegiale proprio di raffinare tutta la preparazione svolta nei mesi scorsi per mettere a puntino perfettamente poi quello che saranno i campionati europei, quello che andremo ad affrontare, diciamo, ai campionati europei. Più un'occasione per amalgamare il gruppo, ci sono tanti ragazzi nuovi, tanti nuovi entrati e casca proprio bene. Ecco, è una nazionale la più numerosa di sempre, 28 elementi, un bel mix tra veterani e giovanissimi. Diventa sempre più difficile gestire la squadra ed essere capitano di questa squadra. Pensavo che coi veterani non ti riferissi a me. No, sì, non è difficile, diciamo, la gestione, perché sono tutti ragazzi che quando arrivano qua comunque già sanno quello che devono fare e cosa più o meno andranno ad affrontare. Siamo sempre a disposizione per un buon consiglio e comunque è una cosa molto positiva che l'età media della squadra sia molto bassa. Questo vuol dire che abbiamo un bel ricambio e che sta crescendo molto la squadra nazionale. Morelli è uno degli atleti storici della Nazionale Italiana Paralimpica. Quante convocazioni si possono contare? Non si contano più. Le convocazioni ho perso il conto. Però comunque questa è la 13ª stagione a livello agonistico che faccio. E è il mio 4º campionato europeo, quindi un buon numero, diciamo. Sono molto contento di quello che ho fatto. Però guarda, mi sento bene. Cercherò sicuramente di dare il meglio di me anche in questo campionato. Cosa ti aspetti da questo europeo e dagli avversari che ormai li conosci benissimo e loro conoscono benissimo te? Ah, sicuramente ormai conosco molto bene i miei avversari, come hai detto tu. Rispetto tutti perché comunque sono veramente forti e il minimo errore si paga caro, specialmente in una gara che andrò ad affrontare io come il 50 rana. Comunque sono consapevole del lavoro che ho fatto, mi sento bene e diciamo che non ho paura, diciamo, di quello che saranno i miei avversari. Cosa pensi invece di questa condivisione di spazi che storicamente avviene per la prima volta in un collegiale tra olimpici e paralimpici? È sicuramente un passo avanti notevole e che fondamentalmente qua non notiamo una grossa differenza, perché loro sono qua per lavorare, preparare un campionato europeo, noi idem. Sicuramente noi abbiamo da imparare da loro, dalla Federnazionale FIM, per il loro metodo di lavoro. Comunque siamo molto preparati anche noi. Beh, anche loro hanno tanto da imparare da voi, perché il medagliere, insomma, non lo vogliamo dire, non lo vogliamo dire, però la Nazionale Paralimpica è sopra. Sì, a livello di numero di medaglie sì, quindi questo è un motivo che ci riempie molto d'orgoglio. Con quest'ultima battuta ci salutiamo dal Centro Federale di Ostia, ringraziamo Efrem Morelli. Grazie a voi. Alla prossima.